Siamo in live, l'argomento sarà decreto liquidità. I partecipanti sono l'autoressa Barbara Rondini, che è commercialista e revisore legale, il dottor Emanuele Formiconi, dirigente del BCC di Roma, che tra poco si collegherà con noi, il dottor Gennaro Romano, che è già con noi, e lo ringrazio, sempre della BCC di Roma. Buonasera. Gennaro, responsabile comunicazione, esatto? No, in realtà sono responsabile di sviluppo commerciale e imprese, scusi. Ah, chiedo venia, per cui mi scuso ancora. Prego, prego. Il dottor Armando Vezzù, che è il direttore della filiale BCC di Roma, che ci dirà com'è l'approccio sul territorio, e l'ingegner Mauro Galeazzi, in veste di consulente di direzione, che porrà delle domande chiare, visto che segue più aziende, per cui ha un'idea molto ben delineata delle necessità delle aziende e di fatto anche i professionisti sanitari, per cui medici, infermieri, fisioterapisti, ambulatori, sono o delle imprese individuali o sono delle microimprese. E questa live è dedicata prevalentemente a loro. Vi ricordo che la live verrà registrata e poi riproposta anche nel nostro sito, dando ulteriore risalto alla cosa. Come noto, le varie opzioni che ha previsto il governo a favore delle imprese, per cui sia individuali, per cui professionisti, o microimprese, per cui ambulatori, possiamo dividerle idealmente su tre cardini, come mi suggeriva prima il dottor Gennaro. Tre cardini molto chiari, che sono la sospensione dei finanziamenti già in essere, la rinegoziazione degli stessi, ma qua andiamo su pure Italia, ma comunque dobbiamo parlarne per quanto poco, con liquidità aggiuntiva o senza liquidità aggiuntiva e nuova liquidità. Attualmente, sempre in linea generale, guardando agli interventi principali del governo in materia, da un lato le sospensioni risultano disciplinate dal decreto Cura Italia, come dicevo prima, mentre la rinegoziazione e nuova liquidità sono state successivamente trattate su, appunto, il decreto liquidità. E adesso la dottoressa Barbara Rondini ci specifica meglio il tutto. Prego, dottoressa. Sono commercialista revisore legale da oltre 25 anni, non ne dico troppi perché sennò non va bene. Sono specializzata in finanza agevolata, seguo piccole, medie, grandi imprese e anche professionisti nell'ottenimento di finanza che sia derivante da finanza pubblica, quindi contributi a fondo perduto, crediti d'imposta e finanza agevolata in generale, come anche quello che è il rapporto banca-impresa, chiaramente nella richiesta di finanziamento bancario. In particolare, quindi, noi vediamo c'è un finanziamento, un potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile, il sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito, sostegno alla liquidità delle micro, piccole e medie imprese e delle famiglie, e sospensione obblighi di versamento e altri adempimenti fiscali. Noi abbiamo la possibilità di presentare delle domande di finanziamento dove sostanzialmente con il fondo di garanzia Mediocredito Centrale ha portato quindi il decreto liquidità e anche il decreto Cura Italia, chiaramente, perché sono state in due tempi diversi, hanno sostanzialmente apportato delle modifiche a delle normative che già erano presenti. Per cui noi abbiamo l'intervento del fondo di garanzia del Mediocredito Centrale che concede quindi una garanzia, in questo caso vi ho riepilogato con quali modalità, oppure l'ultimo disponibile. Chiaro che ad oggi, che siamo al 22 maggio del 2020, è molto probabile che la banca giustamente, insomma, richieda anche dei dati più aggiornati. L'altro indicatore che effettivamente in questo momento è quello che viene utilizzato maggiormente ed è comunque il limite entro il quale sta muovendo l'erogazione delle prestazioni finanziarie è rappresentato dal 25% del fatturato del 2010. Quindi il fabbisogno dei costi del capitale di esercizio dei costi
mesi successivi, 18 mesi per le piccole e medie imprese, 12 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti. Quindi ad oggi è stato definito con i colleghi con cui appunto collaboro, sia con appunto questa società importante di Bologna che si chiama Golden Group, che opera su tutto il territorio nazionale, proprio nel mondo della finanza agevolata, e collaboro anche con network di professionisti, quindi ci stiamo muovendo come consulenza. In questo momento parliamo della prima fascia di finanziamento, che è quello ormai dei 25.000 euro. Quindi qua parliamo di una liquidità aggiuntiva che può andare a chiudere dei vecchi debiti, ma deve essere per forza una liquidità che apporti, quindi un finanziamento, soldi che arrivano sul conto corrente, che non siano solo a consolidare l'attività precedente, ma anche una liquidità. Queste sono delle linee guida direttive, sia all'interno della normativa ma anche nella circolare ABI che è appunto stata emanata. Le direttive che abbiamo avuto sia a livello governativo che nella circolare ABI indicano che questi 25.000 euro non siano solo di conseguimento di passività ma anche di liquidità.